È già centenario, ormai ci siamo proprio dentro con la mostra, con gli auspici di un 19 giugno sereno, con le polemiche, con tutto, siamo in pieno centenario. Noi come amministrazione comunale, e credo che il collega Mazzeo lo condivida, abbiamo già raggiunto tutti quanti insieme un obiettivo, di questo centenario si parla. Sfido chiunque a dire che non sia un evento condiviso, non condiviso, condiviso nella sua organizzazione, non condiviso nella sua organizzazione. Qua ognuno dice la sua, però alla fine, voglio dire, c'è un'amministrazione e una città che ci sta lavorando insieme. Noi in maniera compatta stiamo andando intorno ed insieme ad ogni evento. Io dico sempre insieme, perché questa mostra l'abbiamo condivisa, condivideremo la messa, condivideremo il corteo, condivideremo la festa in curva, condivideremo ovviamente la festa in Piazza della Concordia, condivideremo anche la partita a Santa Teresa, condivideremo tutto, come abbiamo condiviso le tante iniziative che oggi sono state fatte, dall'annullo filatelico dell'altro giorno di questa associazione con l'Ira TV, alla conoscenza di figli di eroi di 100 anni di storia della Salernitana, alla celebrazione di Donato Vessuti. Io ho visto un docufilm su Somma, bellissimo, al Teatro delle Arti, bellissimo, mi sono emozionato, voglio dire. È bello, ragazzi, la Salernitana è bella, c'è poco da fare. Come diceva lei nei giorni scorsi, la Salernitana prima di tutto è dei Salernitani. Ma penso che Nico in consiglio comunale. Assolutamente, la Salernitana è di ogni singolo cittadino di questa città. Ed è bello vedere la partecipazione. Prima eravamo davanti alla porta che ci attendevano, le persone facevano la calca per entrare con una certa fretta proprio per godersi questa cosa. Sono momenti belli che noi viviamo in egual maniera, pur da amministratore come ogni cittadino, con l'emozione di una mentalità, di un modo di vivere, non solo come calcio in sé riferito a una palla, ma a uno stile di vita, a un modo di vivere che a noi ci entusiasma. Siamo con Stefano Intennimeo, vicepresidente dell'Associazione Salernitana 1919. Una bellissima iniziativa oggi qui al Parco dell'Irno che ci avvicina al centenario della Salernitana. La Salernitana è questa, è la passione dei suoi tifosi ed è raccontata qui con documenti, fotografie, maglie, cimeli, c'è un po' di tutto che racconta la nostra storia. Ci vuoi dire com'è nata, da dove è nata questo evento di oggi? Ma l'evento di oggi ha origini, insomma, lontane. Noi partiamo dall'associazione che è stata creata nel 2015 per fare l'evento della mostra sulle magliette. Abbiamo fatto la mostra sul vestito, abbiamo fatto altre iniziative e tutto nasce, insomma, da un poster che facemmo per i 90 anni della Salernitana che raccontava l'evoluzione della maglia e da lì, insomma, ci è venuta l'idea di creare l'associazione e siamo arrivati fino ad oggi, un lungo cammino. Ci può anche raccontare come è stata costruita questa iniziativa, come sono nate queste maglie, tutte queste fotografie, quanto ci è voluto per Ma realizzarla? ci è voluto un anno di lavoro intenso, duro, però bello, perché quando poi il lavoro lo fai con passione, in realtà la fatica non è fatica, quindi è sempre un piacere poi vedere la soddisfazione delle persone che si emozionano davanti ai ricordi che tu proponi, ci ripaga delle notti insonni che abbiamo fatto.